Buongiorno a tutti, Daniele Moccia, Sprint Sport, qua con Lisco Miss, portiere ex Toro, ex Giovanili del Cuneo e adesso al Genola. Lisco Miss è stato protagonista di un episodio tratto direttamente dall'ultimo comunicato, dove è stato squalificato per 18 mesi, a quanto pare, secondo sempre il comunicato, per aver messo le mani al collo all'arbitro insieme ad altre, insomma, dati che hanno portato poi all'anno e mezzo di squalifica. Lis ci ha contattato, noi l'abbiamo contattato proprio per la giusta risposta doverosa, perché a quanto pare appunto questo fatto non è mai accaduto e lo lascio raccontare direttamente a Lis. Vai pure, Lis. Salve, buon pomeriggio a tutti. Io credo che la verità va detta, ma non per il fatto di quello che è accaduto in campo, ma il fatto che io sono un uomo e un padre di famiglia. E a me non va bene quello che mi è stato scritto, detto, perché l'episodio è successo in un 3-3 soprattutto, neanche in un 4-3 che abbiamo perso, abbiamo pareggiato. E leggo il referto dell'arbitro che mi dice che io l'ho preso per il collo. A centrocampo l'ho buttato per terra, l'ho dovuto scappare. Si deve vergognare questo signore qua, questo ragazzo, perché io non sono mai arrivato a centrocampo. La partita è finita dentro l'area di rigore mia. Quando ho preso gol, sono andato da lui protestando vivamente, perché tanto nel calcio, come giochi a calcetto, protesti, giochi a pallavolo con i tuoi amici, protesti. Chi è sportivo è un vincente. Vuole vincere sempre, no? Vincevamo 3-2 noi. Quando lui mi ha riso in faccia nelle mie proteste, gli ho detto: ma perché? Perché? Mi sono messo a urlare e mi ha tirato fuori il cartellino rosso. Non è bellissimo. Non è bellissimo. È venuto mio compagno a tenermi. Io non l'ho mai toccato quell'arbitro. Non l'ho mai toccato, neanche sfiorato. E quando leggo che lui dice che io gli ho messo le mani addosso, l'ho preso per il collo, l'ho buttato per terra, mi sento toccato come uomo. Perché se io vado in seconda categoria, ho fatto i professionisti, vado là per divertirmi, non per fare competizione, vado là per divertirmi. Io sono andato da lui, gli ho chiesto, a fine primo tempo gli ho chiesto scusa, perché io ho urlato nel primo tempo, dicendo, gli fissi sul cavolo di fuorigioco. Gli ho chiesto scusa per come mi sono comportato io, perché in teoria in queste categorie io devo essere d'esempio. Devo essere d'esempio. E quindi cosa mi salta in testa, secondo, di andare a prendere a botte un arbitro che ha 20 anni, cioè, ha 20 anni, non sa cosa ha combinato, perché sta combinando un casino. Qua si sta parlando di Luis Gomez come un violento. Non sono mai stato un violento. Ho fatto tanti errori a livello sportivo, tante scelte. Sono andato via dalla spalla, sono andato via dal campo, sono andato via dalle queste cose qua, ma ho fatto danni a me stesso. Non ho mai fatto danno agli altri, perché per me la violenza non esiste. Non è un concetto che rispetto. È una bambina che deve imparare che la violenza non esiste. C'è il dialogo. C'è sempre una soluzione usando il dialogo. E mi viene attribuito l'atteggiamento violento. No, non lo posso accettare io come uomo. Scusate. No, no, certo, Lis, tra l'altro io ci tengo anche a specificarlo nei minuti dove abbiamo chiacchierato prima della ripresa. Io ho visto un ragazzo che era veramente dispiaciuto, eri praticamente commosso perché dalla rabbia, dal dispiacere per questa squalifica, insomma, al di là del danno a te, però si parla proprio di una cosa che se non è successa fa male poi a tutti quanti, fa male al Genola, fa male a te, A insomma, è un danno d'immagine. mia figlia che va a scuola e mia Certo. figlia va a scuola, gli dicono tu, magari qualcuno legge i giornali, no? I genitori che accompagnano mia figlia dicono che c'è un padre violento, ha messo le mani al collo. Ma ragazzi, ma siamo grandi, vanno in seconda categoria a fare cosa? A picchiare gli arbitri? E poi le conseguenze non le pago io, le paga mia figlia, le pagherà mio fratello. Parliamo di cose serie, parliamo di cose serie. L'arbitro c'ha 20 anni, c'ha 20. Io non ho mai toccato l'arbitro. Se gli avversari sono tutti dalla mia parte, si dicono che vengono a loro pure a parlare, a testimoniare, ci sarà un motivo. E molti Certo. dei tifosi del Toro, a fine partita, abbiamo fatto le foto con gli avversari. Ho fatto le foto con gli avversari. Io poi sono andato a vedere Torino-Milan. Non mi aspettavo un comportamento del genere. Certo. Sì, non era proprio minimamente contemplata una cosa così, perché proprio se non è successo non potevi aspettarti di sicuro una squalifica di 18 mesi. Tra l'altro, io volevo chiederti proprio a proposito se ti muoverai col Genola, con i tuoi avvocati, insomma, per far chiarezza in Siamo, questa sì, situazione. Genola ha fatto già ricorso. Il mio Ok. avvocato è lì anche. Faremo ricorso, faremo le cose, perché la verità deve uscire. Perché questa Certo. cosa di Gomis violento
non deve esistere e nessuno si deve permettere di attribuire la violenza alla mia famiglia, da mio padre che non c'è più, a mia madre, a me, a tutti i miei fratelli e a mia figlia, e a mia moglie, e a tutta la famiglia sua. Non deve esistere questa cosa qua nella mia famiglia e non l'accetto e non lo voglio, perché se quel signore che ha arbitrato la partita, che è anche più giovane di me, dice bugie, io non devo pagare per le sue bugie, la mia famiglia non deve pagare per le sue bugie. Non esiste questa cosa qua, questo concetto, non lo accetterò mai e lotterò fino all'ultimo giorno contro la violenza. Certo, sia assolutamente. Quale, che mediatica, che tutto, non lo accetto. Io gli avrei chiesto scusa perché io ho fatto violenza verbale, arrabbiandomi lì in campo, con il risultato. Se mi davo 6 giornali, l'avrei cercato io, avrei chiesto scusa per il mio atteggiamento, perché io devo essere un esempio lì. Non devo essere io, il mio comportamento errato è stato, dopo il preso gol, andare là a protestare. Sono grande, non posso fare queste determinate cose, ma da lì a dire che io gli ho messo le mani nel collo, l'ho buttato per terra e tutto, è un abisso che non ha chi mi conosce veramente, non appartiene. Io mi sono esposto, ho commentato anche i link, tutte le cose. Ho visto, certo. Secondo voi potrei aver fatto questo movimento qua? No, vedendo la tua reazione direi proprio di no, perché si vede veramente un ragazzo dispiaciuto. Quindi... E prendere, insomma, io ho pianto ieri, perché magari per l'arbitro è una cavolata, è un divertimento, però per me il calcio è passione, è amore, è un qualcosa che va rispetto. Ci deve essere rispetto, perché il calcio ci insegna noi a vivere. Ci insegnano il ragazzino che è venuto da Cuneo, è venuto a Torino, gli ha insegnato come stare in un gruppo, come rispetto al prossimo. Che cavolo, e secondo te io con tutte le cose, io sono quello che dice sempre no, si fa la pace, queste cose qua, e vado a mettere mani addosso a qualcuno, però sono incoerente. Certo, sono incoerente. Assolutamente. Lì sì, io ti ringrazio, al di là del bellissimo messaggio che hai passato adesso in questi minuti, ti ringrazio perché comunque è giusto che se il fatto non è successo te hai detto la tua, sperando che venga fatta chiarezza anche in tutto questo, che... questi 18 mesi, insomma, spariscano quantomeno dalla tua squalifica. Vi ringrazio tanto per la disponibilità e vi chiedo scusa anche per lo sfogo, perché io mi sono sfogato con te, ho attaccato. Ma no, ma io, figurati. Bisogna conoscere prima i fatti e le persone, come dico io, di scrivere gli articoli. Bisogna conoscere, mi conosci, adesso dici, ma è impossibile che sia stato lui. È qua che sta lottando perché esca la verità. Certo, assolutamente. Ti ringrazio nuovamente, Lis, e a presto. Spero di incontrarti poi sui campi. Speriamo di incontrarti sui campi. Speriamo di incontrarci sui campi, finalmente. Esatto. Ciao, Lis.